Salve a tutti e benvenuti sulla rubrica Uno Pezzo di Strike Channel. Questo è l'OPV numero 36 e questo video deve essere girato molto velocemente perché siccome fa caldo mi sono appena bagnato i capelli e i miei capelli dopo che sono bagnati all'inizio sono tutti strafighi così, no strafighi mai i miei capelli, però la verità è che dopo un po' iniziano ad asciugarsi e diventano una cosa di inguardabile, quindi devo fare in fretta, ma è impossibile fare in fretta se si parla di come collegare One Piece con uno dei più bei videogiochi mai creati nella storia dell'umanità, che è Assassin's Creed. Proprio ieri sulla mia pagina Facebook avevo scritto: a chi di voi piace Assassin's Creed? E parecchi hanno detto che sono grandi appassionati di questo gioco. Ebbene, io vi dico una cosa: se avete intenzione di giocare ad Assassin's Creed e non amate gli spoiler, non guardate questo video, perché in effetti parla di un buon 20-30%, spoilererò il finale di Assassin's Creed almeno fino al 2. Ecco, se invece già ci avete giocato oppure non vi interessano gli spoiler, allora guardatevi questo video perché può essere abbastanza interessante. Questa è la mia teoria su cosa sia accaduto finora nella storia di One Piece, cioè che cosa è il secolo buio, cosa è accaduto praticamente. Allora, ho messo insieme alcuni punti perché non è facile, ho dovuto organizzare un po' il discorso. Allora, cosa numero uno, esiste la volontà della D. Adesso vi elenco delle cose che noi sappiamo e dopo vi racconto una storia e voi le collegherete in automatico. Poi, è esistito un antico regno, ovviamente non solo il regno ma anche il popolo che viveva in questo regno, non mi pare ovvio. Poi, il governo è nato dopo una grande guerra, questo lo sappiamo. I draghi celesti sono considerati dei, ok? I fruttati sono considerati diavoli, non a caso frutto del diavolo, Akuma no Mi, e Akuma è un grande famoso diavolo giapponese. Il potere del frutto è una specie di spirito che quindi dà una sorta di immortalità, cioè tu uccidi uno fruttato o il fruttato muore, il suo... Si vede proprio un'immagine quando lo spiegano a Dressrosa di una sorta di spiritello che esce dal corpo e va a reincarnarsi in un altro frutto. Quindi la domanda è: puoi uccidere un frutto? Cioè, puoi evitare che questo frutto si reincarni? Probabilmente no. Io ho anche pensato, mettiamo caso che io qui ho un frutto, come il Meramera. Se io lo butto a terra, lo schiaccio, lo stritolo, cosa succede? Uccido quello spirito? Secondo me no. O lo spirito rimane comunque nei pezzi di quel frutto perché sappiamo che basta un morso, no? O anche semplicemente se il frutto si rompe dopo un po', marcisce, eccetera, semplicemente si va a reincarnare in un altro frutto ancora. Quindi tecnicamente lo spirito è immortale. Ecco, c'è una sorta di super sopravvivenza dello spirito del frutto, ecco. Allora, dette queste informazioni, io vi dico la mia teoria che si collega tantissimo a Assassin's Creed. E quindi uno che non sa Assassin's Creed, o anche uno che lo sa, ma di cosa sta parlando esattamente questo Strike, sta parlando della... Oh, ma l'ho detto, benvenuto sulla rubrica Uno Pezzo di Strike Channel, l'ho detto, no, pezzo di... Ok, no, ogni tanto mi vengono in mente queste cose. Allora, cosa sappiamo del finale di Assassin's Creed, in particolar modo dal 2 in poi si iniziano a sapere delle cose? Che è esistita, sono esistiti gli Isu, cioè l'antica, la prima civilizzazione. Questi qui sono una sorta di super uomini, diciamo così, che hanno creato, tra l'altro, gli uomini a loro immagine e somiglianza attraverso una sorta di manipolazione genetica, perché avevano bisogno di persone docili, ma schiave, abbastanza sagge, ma non troppo, e praticamente hanno creato gli uomini e hanno creato tante altre cose, erano super tecnologici, infatti hanno creato anche dei frutti dell'Eden. E praticamente noi scopriamo che tutte le antiche religioni, tra cui anche quella cristiana, appunto con il frutto dell'Eden, la mela dell'Eden, Dio e così via, ma anche soprattutto i miti greci, i miti nordici, perché a volte sono così simili tra di loro? Proprio perché la prima civilizzazione è entrata in contatto con gli uomini e gli uomini non sapevano come spiegarsi, non sapevano come giustificare questi esseri. E quindi cosa fai tu, uomo primitivo, quando ti trovi davanti una persona che ha dei poteri super mega eccezionali? La chiami Dio, cioè la chiami divinità, la consideri come una divinità. E quindi questo è quello che noi sappiamo di Assassin's Creed. Mi è bastato questo poco per iniziare a fantasticare su alcune cose, ma dobbiamo anche sapere che questa prima civilizzazione si è estinta dopo che c'è stata una catastrofe, diciamo così. Non voglio proprio spoilerare il finale tutto a chi non vuole, magari c'è uno che vuole giocare, quindi basta sapere questo, ok? Va bene così, andiamo subito alla mia teoria. Allora, secondo me è esistito in One Piece una prima civilizzazione, proprio perché
Come avevo già detto in un video su, Vegapunk, si può sempre andare indietro nella storia, fino ad arrivare al primo possessore del frutto. Cioè, chi è il primo possessore del Meramera? Prima di Sapo lo aveva Issu, prima di Issu lo aveva qualcun altro, e chi è il primo in assoluto? Ci deve essere un primo in assoluto. Ed è esistita una prima civilizzazione. Allora io penso questo, che tanti anni fa, tra i 700 e gli 800 anni fa sicuro, esisteva un'isola nel cielo. Voi dite perché nel cielo? Perché innanzitutto si dice meglio delle divinità, uno. Secondaria cosa, perché sappiamo che i fruttati odiano l'acqua, non hanno un buon rapporto con l'acqua, e quindi mi verrebbe da fantasticare che erano in cielo. Si addice meglio, ma questa è solo una mia condizione estetica, nulla di che. Esisteva un antico regno, che non è Raftel, e in questo antico regno, e veramente non è che non è Raftel perché da poco si è saputo, proprio fa parte della mia teoria, non è Raftel assolutamente, vi spiego perché. In questo antico regno vivevano lì, appunto, delle divinità. Perché erano delle divinità? Perché in questo regno, un po' come in Naruto, dove tutto il potere viene in realtà da un albero, ecco, in questo antico regno vi era un albero al centro, che era l'albero dei frutti del diavolo. Loro avevano questa tradizione: una persona mangiava un frutto, diventava il possessore di quel frutto, dopodiché, come tutti gli esseri umani sulla faccia della terra, invecchiava e moriva. Quando questa persona moriva, veniva sepolta sotto quest'albero, accanto a quest'albero, e poco dopo la sua morte, praticamente il suo spirito, o meglio il suo potere, si reincarnava in un frutto che mangiava automaticamente suo figlio, dando questo una sorta di dinastia tra il potere e il religioso, no? Una sorta di potere temporale, vabbè, Guelfi e Ghibellini, ma lasciamo stare queste cose. Comunque erano contemporaneamente sia potenti che avevano anche un ruolo quasi spirituale, ecco. Questo era l'antico regno. Cosa facevano queste persone dell'antico regno, che erano i primi fruttati, ed erano una sorta appunto di divinità che stavano lì in cielo? Cosa facevano? Molto probabilmente, soprattutto in un primo periodo, secondo me gestivano la pace tra gli uomini. Quindi tutti gli uomini che vivevano sulla terra erano soggetti a questa divinità, non potevano opporsi a loro perché non erano potenti, però tecnicamente stavano anche bene, perché queste divinità ad esempio potevano guarire Ope Ope, o anche il frutto della principessa Tontat, per dire, no? O anche se scoppiavano delle rivolte, potevano intervenire con loro potere e quindi fermavano immediatamente una rivolta, ad esempio, no? Quindi loro erano le divinità. Se due persone litigavano, arrivava un dio, ad esempio il primo Meramera, il primo Gura Gura, il primo Rombo Rombo, cioè ce ne sono tanti, no? Arrivavano e tutti gli uomini, vedete, litigando avete fatto arrivare gli dèi, e quindi mantenevano la pace tra gli uomini. Cosa è successo? È successo che c'è stata una guerra tra uomini e questi dei, ovviamente. Perché? Allora, su questo ci aiuta la storia. Tre motivi. Di solito le guerre scoppiano per tre motivi. Il primo è per questione di ideali. Ad esempio, gli uomini, cioè, passiamo prima all'esempio storico. Quando è scoppiata la Rivoluzione Francese, ok? C'è stato tutte le nazioni intorno alla Francia, l'Inghilterra, ma anche la Spagna, soprattutto la Prussia, avevano paura perché avevano paura che le idee rivoluzionarie dei francesi, come un virus, si esportassero in tutta l'Europa, e quindi tutti i principi, tutti i re, tutti i nobili dell'Europa avevano paura e intervennero affinché si sedasse subito la rivoluzione. Gli ideali fanno molta paura, ma molta paura, e quindi magari per motivi di ideali, ad esempio, può darsi che questi dei avevano un loro ideale che si stava esportando male, per qualche motivo. L'obiettivo era interrompere questa idea di avere gli dei in cielo e gli uomini sulla terra, magari. Un'idea quindi rivoluzionaria degli uomini. Un altro motivo sono i tesori. Cioè, praticamente, gli uomini avevano capito che questi non erano dei, ma semplicemente avevano quei frutti. E quindi gli uomini, magari con qualche scusa, tra cui gli ideali stessi, adesso poi ne parliamo di questa cosa, comunque decisero di fare la guerra per andarsi a prendere quel tesoro, cioè quei frutti. Il terzo motivo potrebbe essere che i fruttati a lungo andare si sono fatti corrompere dal loro potere, fino a diventare cattivi, fino a diventare usurpatori, e alla fine gli uomini ci hanno perso la testa e hanno voluto fare una rivoluzione. Quindi abbiamo tre motivi: gli ideali, il tesoro e un eccesso di corruzione.
tecnicamente, conoscendo Oda, potrebbe anche prenderli tutti e tre. Cioè, per motivi rivoluzionari, ma anche perché gli dèi stavano corrompendo, e anche perché qualche uomo furbo ha voluto iniziare la guerra facendo quelle scene del tipo, magari a fine guerra, l'abbiamo fatto per voi, allora io mi prendo 50, il 50%, tu prendi, per voi l'abbiamo fatto, allora poi io mi prendo gli ori, tu ti prendi i gioielli, tutto per voi, avete presente, no, quei politici che fanno, ecco, quelle robe lì, alla fine mettendo insieme tutto, c'è stata questa guerra, l'hanno vinta gli uomini grazie alle tre armi ancestrali, Uranus, Pluton, secondo me quella fondamentale perché l'acqua è fondamentale contro queste divinità, e poi sappiamo anche, oltre a Uranus e Pluton, anche Poseidon, volevo dire, l'acqua Poseidon. Ma cazzarola, le armi ancestrali mi fotto sempre, vabbè, comunque, Uranus, il cielo, ha cosa che ha a che fare con il cielo, Poseidon, la più importante secondo me perché ha a che fare con l'acqua, e Pluton che sappiamo essere questa sorta di arma costruita da carpentieri di Water Seven. Sì, quello che è sicuro è che tutti gli uomini, o comunque buona parte dei regni, si sono tutti coalizzati contro questo antico regno, e come avevo detto in uno dei video fondamentali, che se non l'avete visto vi siete persi un bel po' di, delle mie teorie wampistiane, che è l'OPW 17, secondo me il più importante di tutti i video che ho fatto finora, probabilmente ci sono tanti motivi dietro questa lotta, questa guerra, e in effetti oggi mi sto anche un po' ricollegando, perché il discorso che questi dei potessero essere corrotti magari ci può anche stare. Comunque finisce la storia con gli uomini che attaccano questo antico regno e vincono grazie anche alle tre armi ancestrali. Cosa succede dopo? Qui viene il bello, siamo appena a metà della teoria. Solo dopo succede questa cosa qui. Gli uomini vincono con le armi ancestrali. Cosa ci insegna la storia? Che la storia è scritta dai vincitori. Succede che tutti gli uomini che finora erano stati considerati, in particolar modo penso ai draghi celesti, cioè i nobili, a capo delle nazioni vincitrici. Cosa hanno fatto questi nobili? Corrotti o non corrotti non lo sappiamo, alcuni sì, altri no, la famiglia Cobra quasi sicuramente no, altri sì. Comunque i nobili hanno iniziato a prendersi questi tesori, certo, ma soprattutto quello che è fondamentale è che se prima quell'antico regno erano definite divinità, cosa succede adesso secondo voi? Cosa succede nella storia quando un popolo, anche importante, ricco, magari anche buono, viene sconfitto, che viene automaticamente ricordato ai posteri come un popolo cattivo, malvagio, diabolico. E infatti da dei, questi antichi possessori dei frutti del diavolo vengono chiamati diavoli. Tutt'oggi nel mondo di One Piece, ma soprattutto nei primi capitoli, prima dell'Haki, praticamente One Piece era un mondo in cui se tu eri fruttato eri anche emarginato. La gente ti guardava male se avevi un frutto del diavolo, ti considerava un demone, una persona da stare, a cui stare lontano, perché c'è ancora questa leggenda, la gente ancora non sa questa storia, però rimane questa leggenda che se uno è fruttato è cattivo, è un diavolo, 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 Akuma no Mi, frutti del diavolo. Quindi i dei sono stati ricordati come diavoli, cioè i fruttati, e soprattutto i vincitori sono stati ricordati adesso come dei. Draghi celesti uguale dei. Ecco che tutto torna. Qualcuno si domanderà, ma allora Strike, ma perché il governo non vuole ricordare questa storia? Allora, sono tanti motivi. Uno, ancora una volta, OPW 17, avevo citato, cioè evitare il riutilizzo delle armi ancestrali, cioè evitare che qualcuno possa ricordare le armi ancestrali. E secondo me ci può anche stare, perché l'arma ancestrale è pericolosissima. Ce ne sono altri, però vi dico, cioè già li ho pensati e tutto, però vi dico la verità, preferirei parlarne nel video che si chiama Vegapunk 3 su 3, sapete che Vegapunk tutt'oggi trovate 1 su 3, 2 su 3, ma anche il 3 su 3 di Vegapunk, che è il segreto di Parigioa, quindi preferirei parlarne in qualche altro video. Comunque ci sono dei motivi validi, secondo me, tra cui anche quello della Magistrale, che ha fatto in modo che l'antico regno evitasse che si parlasse, si ricordasse questa storia. Comunque, fatto sta che è successo che gli attuali dei, si sono presi poi il tesoro di questo antico regno, che sono i frutti. In realtà può darsi anche che in un primo momento non se l'aspettavano, cioè hanno ucciso tutti quelli dell'antico regno e quindi hanno ucciso anche i possessori dei frutti. Vanno a sapere che dopo poco i frutti si reincarnavano in altri frutti? E quindi ritornavano ancora in vita i fruttati.
Probabilmente non se l'aspettavano nemmeno, ma forse se l'aspettavano, non lo so. Comunque fatto sta che loro pensavano di averli estirpati tutti, invece sono rimasti fruttati. Ecco, però la storia ha fatto in modo che praticamente adesso i frutti del diavolo sono un po' di tutti. Ci sono fruttati che hanno la D, fruttati che non hanno la D, fruttati che sono addirittura del governo, anzi anche i migliori frutti adesso ce l'ha il governo. Ma questa è una storia su cui sto già un po' fantasticando. Comunque, no, il magma, la luce, vabbè, anche il ghiaccio di Aokiji, anche se adesso è più rivoluzionario, che dicono che sta con Barba Nera, vabbè. Vivi o Ara vivrà in te, vi dico solo questo su Aokiji, poi ne parliamo in seguito. Comunque, fatto sta che adesso tutti i migliori frutti ce l'ha il governo, i frutti non si possono estinguere, torniamo al punto di prima. Fatto sta che comunque i possessori, i primi possessori dei frutti, fatti fuori. Cosa è successo prima della caduta? Per chi ha presente l'Iliade anche, no? A me mi ha ispirato anche un po' l'Iliade da questo punto di vista. Avete presente, oh, motorini che passano anche a Rovigo, come se... Allora, avete presente l'Iliade, no? La grande Achille, la grande Grecia, Priamo, Ettore, Elena, la grande Troia, eccetera, eccetera, perché state ridendo? Ho detto sono... Vabbè. Volevo dire, comunque, sta battuta una volta l'ho fatta in classe, che ci crediate o no. Comunque, i ragazzi sono messi a ridere, vabbè, ma figuriamo. Allora, andiamo avanti, non abbiamo troppe parentesi. Comunque, è successo che, dopo l'Iliade, Troia, la città, ormai è in rovina, tutto in fiamme, tutto che sta distruggendo, e un manipolo di eroi, tra cui Enea, prende il cunicolo sotterraneo e si salva. Stessa cosa. Ormai il regno è antico, tutti i fruttati che sono gli adulti stanno morendo, tutti i bambini, chi sono i bambini? Sono quelli che un domani avrebbero preso il frutto dei loro genitori. I genitori muoiono, gli spiriti si reincarnano in chissà in quali frutti, o comunque i genitori stanno ancora combattendo, eccetera. Un manipolo di bimbi viene messo su una zattera e lanciato sulla terra. Cosa che richiama anche un po' il mito, no? Mosè, salvato dalle acque. Zeus, salvato da Cronos e quindi salvato, poi cresciuto, ci sono varie leggende, alcuni dicono allattato da un'orsa, che quella poi l'orsa maggiore e l'orsa minore, Romolo e Remo, no? Bambini allattati da una lupa, cioè nel senso questi bambini, pur di scampare a una morte certa, vengono abbandonati su una zattera, che ricordiamo si dice raft in inglese, raft è il dio, no? Di Dio, eccetera. Comunque fatto sta che alla fine su questa zattera divina, Raftel, zattera degli dèi, ecco come tutto d'oro, rimangono solo questi unici ultimi eredi di questo antico regno, che non a caso Rosinante definirà in seguito i nemici naturali degli attuali, ce lo aggiungo io, dèi, che sono i draghi celesti. Questa è una teoria che cerca un po' di fare un riassunto sulla situazione, ma non è finita qui, perché Assassin's Creed non ci insegna solo questo. Ci insegna anche che questo antico regno, appunto, ha lasciato delle armi, come stanno i capelli, si stanno asciugando, cazzarò, delle armi fondamentali che sono i frutti dell'Eden. Sono dei frutti color oro, in realtà poi hanno dei segni strani sopra, che servono per manipolare la mente delle persone. Cioè, tu hai il frutto, premi quadrato, o anche premi X, se hai l'Xbox, ce l'ho tutte e due, quindi a me cambia poco. C'ho l'Xbox qua, questo è l'Xbox, sentite. Poi c'ho la PlayStation 3 e 4 al piano di sotto, e anche la Wii, a 31 anni. Ma ho capito perché sono 5. Comunque volevo dire che, a parte questi parentesi del cazzo, praticamente tu hai il frutto dell'Eden, premi il tasto, no, vabbè. Comunque serve per manipolare la mente delle persone, e in seguito, riscoprendo la storia, si sa anche, in Assassin's Creed, che tutti i grandi personaggi storici, da Giovanna d'Arco fino a Gandhi, da Rasputin fino ai grandi papi, eccetera, tutti questi uomini storici che sono riusciti a smuovere intere popolazioni, a fare rivoluzione, eccetera, avevano tutti un frutto dell'Eden. Tutti. E solo grazie a quello riuscivano in realtà a smuovere tutte queste persone. Un video di Alfa Giulezza 20, neanche tanto lontano, credo di qualche due mesi fa, io lo dico sempre se ho visto video di altri youtuber inglesi, eccetera, americani, non so di dove sia, comunque, diceva, secondo lui,
che il One Piece potrebbe essere una quarta arma ancestrale che serve proprio per manipolare la mente delle persone. E la prima a trovarlo, il primo a trovare quest'arma potrebbe essere proprio Barba Nera. Alla faccia, no, della semplice trama secondo cui il protagonista alla fine è il primo a trovare il One Piece. Ma sì. Allora io vi dico, questa teoria è anche carina e giustificherebbe la famosa frase di Barba Bianca: prima o poi qualcuno troverà il One Piece e allora saranno cazzi amari per tutti. È giusto. È giusto, rispetto a quelli che dicono che il One Piece è il cappello di paglia o il One Piece è, che ne so, l'ideologia dell'antico re, che poi adesso è quella di Big Mom, l'abbiamo vista. È giusto, perché anche se fosse un'ideologia o un segreto storico, e Oda conosce bene la storia, voglio solo farvi notare questo, parliamo di una storia di tra i 700 e gli 800 anni fa, ma diciamoci la verità, se io vi dicessi che nel 1244, una data a caso, tra i 700 e gli 800, nel 1246, nel 1267, il re di quella che è attualmente in Germania ha fatto uno sgarro. Ma a voi? Ma che cazzo ve ne fotte? Cioè, nel senso, dicendo proprio in senso molto tecnico-tattico, ma noi che ce ne frega di una cosa accaduta tra i 700 e gli 800 anni fa? D'altro poco non ci interessa una cosa che ha fatto Berlusconi 10 anni fa? Ci andiamo a preoccupare di una cosa accaduta nel 1266? Ma che ce ne frega? Pur se fosse il grande segreto storico, l'ideologia... Ma dai! Quindi deve essere il One Piece un'arma, qualcosa di valido, e per smuovere le persone deve essere qualcosa di reale, di concreto, come dei soldi, come o un'arma vera e propria. Quindi su questo io do ragione al Fanciullo S20, però, stando ad Assassin's Creed, l'idea è banale ed è anche scopiazzata, perché il frutto dell'Eden è quello che lui definisce il One Piece. Questo non mi piace. L'idea che poi possa raggiungerlo prima a Barba Nera mi fa anche pensare un'altra cosa. I frutti dell'Eden in One Piece, in seguito, già al termine del primo, Assassin's Creed con Altair, che è il più grande di tutti noi, proprio come Roger, no? Roger in realtà non era il più grande, cioè se tu vedi combattere, che ne so, Connor, alla fine riesce a fare molte più cose di Altair, però Altair è il numero uno, perché il primo, comunque lasciamo stare. Altair, che è il primo dei grandi maestri assassini, scopre che in realtà i frutti sono tanti. Voi credevate che ci fosse il frutto dell'Eden, in realtà ne erano tanti, sparsi per tutto il mondo. E infatti addirittura a un certo punto in Assassin's Creed 2, sul finale, Ezio Auditore combatte contro Rodrigo Borgia, che è il Papa, ed entrambi hanno un frutto. Uno ha un frutto nello scettro, uno ha il frutto nel taschino. E in grazie a questo i due frutti riescono, diciamo, riescono a combattere, perché se uno avesse il frutto e l'altro no, sarebbe automaticamente sconfitto. Quindi è una guerra tra fruttati, tra virgolette. E quindi mi ha fatto pensare questa cosa, tanti frutti significa tanti One Piece, o meglio tanti piece, tanti pezzi, sparsi per il mondo. Già quella è un'idea diversa, che quindi Barba Nera forse sarà il primo a raggiungere non il One Piece, ma uno dei piece, ma in seguito potrebbe anche essere che raggiunta Raftel, come dice appunto il famoso... il capitolo tra Canistrice e Gatto Vipera a Zoo, quando raccontano un po' la storia, potrebbe essere che in effetti bisognerà ripartire da capo, cioè Raftel non è la meta finale, ma è la meta dove parte un altro viaggio, che è la ricerca dei pezzi del One Piece. E solo quando riuscirete a mettere insieme tutti i pezzi si otterrà il One Piece. Questa è carina, ma... tanti frutti dell'Eden, mettiamoli insieme tutti, ma c'è un manga di Akira Toriyama che ha fatto questo da sempre, si chiama Dragon Ball. Prendi le 7 sfere, cerca le sfere, mettili insieme, chiami il Drago Sharon. Quindi Drago Sharon uguale One Piece, metti insieme tutti i piece e hai il One Piece, metti insieme le sfere e hai il Drago Sharon. L'idea che Barba Nera possa raggiungerlo per primo, praticamente è la saga di Namek. Freezer è stato il primo a raggiungere le sfere, però siccome non aveva amici, non sapeva la parolina magica, la password per attivare il drago. Siccome invece i nostri buoni si sono fatti amici namekiani, alla fine ci sono riusciti. Ma è vero che esiste il teorema di Mihawk in One Piece, secondo cui Luffy riesce a farsi tutti amici, però
una storia come, arrivati a Raftel, Rufy e Barbanera faranno una gara a chi raggiunge i primi pezzi del piece, tutti i piece, metti insieme tutti i pieces, eccetera, alla fine ci riesce, boom, ma Rufy ci riesce prima perché si è fatto amici tutti i vecchi, quindi dovranno ritornare a Go, dovranno ritornare alla Basta, dovranno ritornare ovunque, e quindi Rufy, amico di Cobra, dei Cobra, amico di Rerico, amico di tutti, riesce per prima a raggiungere i One Piece, conosce... È troppo Namek, è troppo la saga di Freezer, quindi ecco... Per quanto riguarda la prima parte di ciò che vi ho raccontato, cioè la storia dell'antico regno, potrei dire che, secondo me, Assassin's Creed potrebbe, perlomeno, nessuna delle mie teorie vuole azzeccare al 100%, mi ha contato di un 30%. Secondo me, qualche ideuzza ci può stare sul 30%, grazie ad Assassin's Creed. Così come grazie ad Assassin's Creed ci darei a dire che questa teoria d'Alpha Julius Seventeen, o anche chi dice che esistono più pieces, cioè più pezzi da mettere insieme, eccetera, per un motivo o per un altro, direi che innanzitutto è scontato, poi è una cosa già vista, e poi è una cosa che non mi piacerebbe nemmeno, ecco. Quindi la prima parte, l'antico regno, l'isola del cielo, le divinità, gli abitanti dell'antico regno erano i primi reali, grandi possessori dei frutti, perché nel loro regno vi era l'albero dei frutti, ma sì, sotto sotto mi piacerebbe anche un pochino, 30% e mi basta di averci azzeccato. Ma la seconda parte no, cioè più Pisces, e lì non voglio dire nulla, direi soltanto che mi auguro che non ci sia nessun legame tra i frutti dell'Eden di Assassin's Creed e il One Piece. Tutto qui, mi limito a dire questo. Poi per quanto riguarda altre teorie, altre cose, io posso soltanto dire che One Piece, secondo me, è un manga fantastico, l'avevo accennata questa cosa, perché piace a tanti, soprattutto a tanti ragazzi, e a tanti ragazzi piacciono anche, sì dai, ci può ancora fare, un altro minuto ce la faccio, a molti ragazzi piacciono anche i videogiochi. Come sono fatti i videogiochi? Come sono le trame dei videogiochi? Sono particolari perché sono belle, interattive, cioè ci danno la possibilità di partecipare, come i capitoli di One Piece con le nostre teorie, ci danno la possibilità poi di fantasticare, ma ci danno anche la possibilità di essere citati. Nei videogiochi spesso ci sono riferimenti al nostro mondo, sia che siano mondi virtuali, sia che siano proprio il nostro mondo come Assassin's Creed o altri, però rimane il fatto che noi ci sentiamo citati nei videogiochi e ci piace sta cosa. One Piece ha un po' tutti questi aspetti. Poi nei videogiochi c'è anche violenza, c'è sensualità, c'è un po' tutto. One Piece secondo me è un grande manga perché riesce a essere un po' come un videogioco, quindi a piacere sfruttando proprio gli stessi canoni dei videogiochi. C'è un ultimo legame in One Piece. Quando Ivankov vede Rufy a Marineford fare per la prima volta, cioè vederlo per la prima volta utilizzare l'Haki del Re Conquistatore, una delle scene più epiche dell'intero manga, dopo un po' Ivankov chiede a Rufy, ma come hai fatto? Rufy dice, a fare cosa? E Ivankov capisce che Rufy ha utilizzato quel potere senza rendersene conto. Dopodiché, mentre sta correndo, pensa alle parole di Dragon. Cioè, una cosa del tipo è stata tradotta in vari modi, ma più o meno la frase è buon sangue non mente, più o meno è il famoso detto, no? O meglio, lui dice, il sangue poi dirà. Rufy è figlio di Dragon, che... nessuno si stupisce che Rufy abbia quel potere, perché come dice Akaino, nulla da sorprenderci, è il figlio di Dragon, quindi Dragon probabilmente avrà un potere stravolgente in One Piece. Ma a parte questo, questa è una parentesi, non ci azzecca nulla, ma Dragon però mi piace come personaggio. Ma rimane il fatto che in Assassin's Creed si parla di questo, cioè il sangue è alla base del videogioco, perché tu Desmond, che sei il protagonista dei primi tre Assassin's Creed, sei praticamente il discendente di Ezio Auditore, che è a sua volta discendente di Altair, e riesci a rivivere la vita del tuo predecessore grazie al tuo DNA. È One Piece. L'idea che praticamente il sangue, quella cosa che dice Dragon, alla faccia di chi dice che però in One Piece conta anche un altro tipo di legame, che è semplicemente il legame d'affetto tra un sogno e un altro. E in effetti, se i frutti del diavolo fossero anche la reincarnazione di uno spirito che passa da persona a persona, che sono di famiglie diverse, come in Mera Mera che l'hanno avuto sia Ace che Sabo, e Sabo a un certo punto sembra parlare con Burgess dicendogli, Ace dice che
quasi come se essi rivivesse in lui, ci sono tutti questi legami, il legame di sangue, il legame del frutto, e poi un legame che secondo me è il legame più bello che c'è al mondo, che è il legame dell'ideologia, quella citata da Matteotti nella famosa frase «potrete uccidere me, ma non l'idea che è in me», che in effetti è ciò che lega, ad esempio, due persone che non hanno legame di sangue, che sono Roger e Rufy. Ci sono poi dei legami unici, particolari, ma qui è un po' come alcuni dicono che Pingo Pallino, nel calcio, dico per dire, Messi è il nuovo Maradona. Allora, ma lasciamo stare, non voglio fare un discorso calcistico, no, sì, no, sì. È un discorso che delle volte capita che persone che non hanno nessun tipo di legame sanguigno però possono avere qualcosa in comune. La gente poi ama anche trovare questi legami, no? A volte il destino, a volte no. Comunque, vabbè, i capelli dicono che prima che diventano ancora più ridicoli devo andare. Io mi auguro che il video vi abbia dato qualche spunto, qualche idea, qualche innovazione, anche per andare un po' in controcorrente a chi dice sempre che l'antico regno erano sti poveri disgraziati che sono stati fatti fuori. Chissà, magari erano loro i cattivi all'inizio. Questo è l'OPV 17 riassunto in una frase, ma vi consiglio, per chi non l'avesse visto, di vederlo, perché ci ho messo un bel po' a pensarci, il buddismo Tendai e tante cose. Comunque, detto questo, è un video dove più che altro ho cercato di collegare Assassin's Creed eccetera. Non è l'unico videogioco che penso che collegherò One Piece, ce ne saranno altri, però questo qui è anche quello che mi richiedeva più tempo. God of War, Zelda, una volta l'avevo anche citato, Darksider, ce ne sono tanti altri, ne parliamo con calma. Fate i bravi, ciao ragazzi, e speriamo bene che l'828 ci stupisca.